E buonasera, buonasera, buon salve a tutti, buon salve a tutti. Benvenuti in questo pre-show Purple Rain, stagione 2, episodio 6, bla bla bla, tanto ripetiamo poi tutto dopo. Ciao ragazzoni, ciao. How are you, Draco? Come stai? Bene, bene, dai, tutto bene. È stata una domenica brutta di meteo, però si è lavorato e si sono viste anche cose belle. Bene. Francè, come stai tu? Oh, alla grande, come vuoi che stia? Te com'è? E Si sopravvive. sopravvive. Speriamo. Certo. Allora, ebbene sì, vi avevo detto che avevamo una special guest estera. Visto? Visto? Tra l'altro, fresco di registrazione del Tweet of the Week, quindi sono sempre al vostro Ah, servizio. ti sei portato avanti col lavoro in questo fine È settimana. vero. Bravo, bravo. Tweet of the Week che esce ovviamente tutti i martedì, giorno che Sì, vedete, la trasmissione è sempre quello. non mancate, quindi sono sempre lì. Assolutamente. Adesso avvio la solita fase di spammaggio, così in qualche modo ci raduniamo quanto più possibile. Grande Streamy che come sempre ci supporta. Il Grande Mark, il grande Mark che Stream Elements. Streamy. Esattamente, esattamente. Che abbiamo cominciato a ipotizzare che Stream Elements in realtà sia gestito da Ale, che arrivano insieme praticamente. Quindi È buono così, insomma. qualcosa dietro ci potrebbe essere. Allora. L'abbiamo mandata nei gruppi, l'abbiamo, ma grazie Frax241092 che si è abbonato per 5 mesi consecutivi, grande, grande Frax, grande Bravo, Frax. bravo Frax, mi piace. Chiunque tu sia, Frax. Chiunque esso sia, esatto. Non sappiamo chi sei, anche se dal nome mi sembra uno che può sparare pagassate ogni tanto. Sì. Sarà un piacere parlarci una volta. Sì. Bene, bene, bene. Allora, anche su WhatsApp, adesso ho mandato il link. Fabrizio è Linkino. in chat. Grande Oh, bravo Fabri. Fabrizio, bravo Fabrizio. Buonasera a te, buonasera. Hai già mangiato. La tocca piano, Ale. Potrebbe essere. Non ho Sembra uno che capito si che. lascia il ritiro facile. Non ho capito. Ah, sembra uno che tifi. Ti fa scira con questo Frax, questo attenzione, c'è una La luce che si luce. intrufola. Tu Laurea. Nomini Shira e spunta la luce. Eh sì, Cose Frizz, brutte. si era frizzato qua. È però Frizz luminoso, come Leonardo, come Leonardo. E attenzione perché uno che può farmi fare punti è Shira, occhio. Occhio. Gobbo, maledetto. Tra l'altro, ecco, adesso che siete in Che due, cazzo dici, che Gobbo? Cazzo dici, Gobbo, che sono milanista io? Stai buono. Gobbo, Oh, Gobbo due volte per come sta andando stronzo. quest'anno. Gobbo due volte. Stronzo. Cioè, Io sono milanista pure io, Drago, quindi stai 2 contro 1 qua, com'è? sono asserragliato, non fa niente. Io ho la maglietta AW per di più bianconera. No, c'ho i miei fedelissimi qua. Bellissimi, BBB, stupendi, stupendi. Tra l'altro, avevo un pensiero profondo in mente. Ah, sì, stasera giocano competizioni minori, ma voi mi raccomando, restate qua con noi perché abbiamo diversi argomenti croccanti. Facciamo così, la solita domanda di rito prima di chiudere il pre-show. Voi conduttori, co-conduttori che siete con me in questo episodio, cosa avete visto questa settimana e vi è piaciuta questa settimana di wrestling per quello che avete visto? Vai Rob. Ah, vado io, va Dai, bene, vado io, vai tu, vado vai tu, vai tu. io, grazie. Ma allora, io ho visto due cose. Impact, che è stata una puntata
più che buona, devo dire. Più che altro la seconda parte, mi viene da dire, dal promo di Callis in avanti, che è stato promo di Callis, per me è promo della settimana a priori, soprattutto con una determinata frase. E l'open draft, la prima puntata dell'open draft della Major League Wrestling. Qualche conferma e un arrivo che tutto sommato io trovo interessante, nonostante qualche anno di inattività. Ovviamente parliamo di Davey Richards, che chi se l'è perso appunto sappia che con l'open draft, col primo round, si è unito al roster della Major League, che più che altro è da vedere appunto in che condizioni è con questo ritorno dall'inattività. Rob? Ma io ho visto martedì la NWA con Power e ovviamente Dynamite, ormai appuntamento là è da sempre. Però no, per chi non guarda la NWA, è davvero qualcosa che va vista. Si stanno formando i match che saranno per il prossimo pay-per-view, che succederà, se non mi sbaglio, la prossima settimana, primo fine settimana di giugno. E ci sono dei bei match, che al momento, mannaggia, non ricordo. Però sì, no, Thunder Rosa, quello che mi ricordo è Thunder Rosa contro Camille e la stipulazione speciale è che se Thunder Rosa perde non potrà più combattere in ogni altra federazione, quindi solo NWA. È carina sta cosa, cioè la stipulazione è interessante. Quindi dobbiamo ancora capire se hanno smarmellato loro con la pubblicizzazione questa nell'ultima settimana o boh. È vero, perché inizialmente si pensava che sarebbe successo nella scorsa puntata di Power, ma così non è stato, hanno solo fatto un piccolo promo e niente più, quindi strano, ma non è l'unica cosa che bocciano ultimamente. Mamma mia, quello è la sagra, però ammiro. Io lì, leggevo e dicevo no, ma che davvero? No, cioè, ammiro l'impegno e la dedizione di Corgan nel fare uno show discreto, insomma, quindi va bene, chi se ne frega, insomma. E vabbè, ovviamente hai visto anche Dynamite, mi confermi la mia analisi di riassuntiva de puntata fagiolata, buttiamola via, andiamo avanti. Sì, vabbè, puntata un pochino di transizione, perché ormai si è tutto formato per quello che sarà Double or Nothing, quindi sì, è praticamente tutto fatto ormai, tranne forse, che ne so, il buy-in match che si formerà al home show di Dynamite. Però che teoricamente potrebbe essere la Casino Battle Royale, dici? Nel primo Double or Nothing fu nel buy-in, l'anno scorso era pochi partecipanti e la misero in main card, quest'anno torna ad essere una grande ammucchiata. Secondo me può aprire il pay-per-view ufficialmente, dico, capito? Però cioè, la AEW comunque ha avuto una settimana molto interessante, se hai saputo. Quello è l'argomento croccante dello show. A questo punto andiamo, devo recuperare un attimo la sigla con calma, tra poco ci avviamo. E tra l'altro, voi che siete in chat, occhi aperti, perché c'è una piccolissima novità da adesso in avanti nel Purple Rain, vediamo se riuscite a coglierla durante la trasmissione. Occhi aperti, guardate bene e ci rivediamo tra pochissimo. Purple Rain Pro Wrestling Newsletter, episodio 6 della seconda stagione di questo grande contenitore dedicato a tutto il mondo del wrestling. Con voi il vostro Draco da Wrestling Unico Amore, ovviamente mai da solo, ma sempre in compagnia di persone bellissime e anche tanto appassionate di wrestling. Innanzitutto, diciamo, gli onori di casa fatti bene, quindi prima
prima passando dagli ospiti, ovviamente, e quindi a fianco a me, in collegamento direttamente dagli States, vi dirà lui poi i dettagli, Rob! What's up, everybody? Come state? Come state? E mentre invece, tornando invece in confini nazionali, anzi, neanche mica tanto, perché anche lui dall'estero, in un certo senso, Frax, il pagassa di Wrestling Unicorn. Dall'estero cosa? Non ho capito. San Marino non è Italia, cioè scusa, adesso non per cattiveria, però abbi pazienza. In esilio. No, sì, in esilio, esatto. Comunque grazie per gli onori di casa, li apprezzo molto. Prego. Prossima volta però potrei partire da te come l'ospite dall'estero. Aspetta, perché allora mi preparo a modo. Con una specie di stage che posso fare, no? Faccio anche con la bandiera. Bravo, sì. WWE vecchia scuola, vai così. Esatto. Vedi, come il proprio GM è uno show internazionale, vedi che... Appoggiata niente proprio di meno che dentro una, presumibilmente una lampada con la candela dentro. Posso andare in giro di notte, stile Bray Wyatt quando era al guru della palude. Puoi fare Diogene, ma questa è troppo arguta per... Però potresti fare allora, Diogene. In giacca e cravatta mi hanno paragonato a Hitman, però vabbè, cioè possiamo soprassedere. Bella. Ma buonasera anche chat, buonasera a chi c'era prima, chi eventualmente si è aggiunto adesso. Abbiamo una puntata molto croccante, in realtà, come sempre. Allora, innanzitutto, prima abbiamo parlato un po' di quello che ci è piaciuto, o meno, comunque, magari in questa settimana, nel pre-show che adesso potrete recuperare solamente quando la puntata uscirà di nuovo in replica sul canale YouTube di Wrestling Unico More. Però, in questa settimana, diciamo che ci sono stati spunti, alcuni più grandi, alcuni meno, per quello che sarà comunque il futuro in diverse compagnie del mondo del wrestling. Innanzitutto, ci viene una notizia... speculazione, diciamo comunque in qualche modo un focus interessante dal mondo di Impact Wrestling, che però si intreccia un po' anche con quello AEW, perché pare che Don Callis, quanto si dice, non sia più parte del direttivo effettivo, del creativo di Impact. La sezione al momento per quanto riguarda l'ambito creativo è composta da Scott D'Amore, Tommy Dreamer, prima ne stavamo dicendo altri due che adesso invece mi sono andati fuori di memoria. J.D. Evans. Grande J.D. Evans, esattamente. E quindi appunto Don Callis un po' più defilato in questo momento, però comunque buoni rapporti da quello che appunto si continua a dire per quanto riguarda PW Insider e Wrestling Observer, sono le due testate che stanno monitorando di più la situazione. Vediamo, il rumorone, quello diciamo proprio grande, è che in realtà Don Callis stia mantenendo mezzo piede dentro, ma tutto il resto del corpo fuori, perché l'obiettivo finale sarebbe avere un posto fisso alla fine nel dietro le quinte della All Elite Wrestling. E direi che male non fa. Per l'Elite è tanta roba, Sta attraversando la Forbidden Door, sta al cortile praticamente. Eh sì. E, tra l'altro io più che altro direi no. Era già da quando in qualche modo si è avviata questa storia del Belt Collector, che avevo sentore che in qualche modo potesse anche servire gradualmente ad allontanare Don Callis da quella che era l'aura del brand Impact e iniziare di più ad accostarlo ad un altro. Direi poi che è una cosa quasi obbligata dal momento che Don Callis è strettamente collegato a Kenny Omega, fa da manager anche in AEW, sarebbe magari strano che finito il crossover, o almeno la parte in cui c'è di mezzo la cintura, improvvisamente sparisce. Cioè, dice, ma come? Ah, è una cosa che si potrebbe anche spiegare volendo. Omega perde tutte le cinture, sbrocca e manda tutti quanti a quel paese. Cioè, ci metti un secondo a fare una roba del genere. Però sì. Callis credo che abbia... completato quello che era il suo bisogno, non dico tanto il suo bisogno a Impact, ma quanto più che altro
il bisogno che Impact aveva da parte di Don, il bisogno che Impact aveva di Don Callis, ok? Va detto che Hardcore Justice è stato un evento in cui hanno sperimentato Dreamer come Booker. Infatti, io lo definisco un evento filler, non è in linea con la loro programmazione classica. Si vede che ha passato la prova, ha dato degli spunti interessanti, hanno sistemato dei dettagli e buono, adesso Gli ha può partire riportato lui. su Jung, quindi ha detto: "Ah, ma allora sei un genio, allora sei bravo". Più che su Jung, l'entrata è stata fantastica. Cioè, tu vedi di schiena Susan che piano piano va giù e arriva su Yang, che la fissa, cioè, è fantastica, cioè, lì è proprio genio. Adesso vediamo i prossimi mesi. E ridateci su Yang per piacere, perché Susan ha rotto il cazzo. Anche Sì. quello. Assolutamente, assolutamente. E dalla chat ci dicono che Callis in All Elite non è male. Sì, e non solo, secondo me, se avesse un ruolo costante potrebbe dare una mano magari più a qualcuno che avrebbe bisogno di un indirizzo anche a livello comunicativo rispetto a Impact, dove bene o male sono quasi stelle formate o che comunque hanno già avuto un'esperienza con Callis nel backstage, hanno già avuto magari di avere qualche indirizzo. Con la All Elite si interfaccerebbe con un universo un po' più variegato. Tanto e alla fine Kellis serviva per riallacciare i rapporti con la NJPW, adesso con la All Elite, cioè, ha fatto. Al tavolo di commento non si poteva sentire, o almeno gusto mio personale, No, poi. però Detestabile. team produttivo non sarebbe male. E, tra l'altro, praticamente non dalla settimana scorsa, da quella prima ancora, si è iniziato a vociferare che Tony Khan stia ampliando il numero di riunioni di produzione anche con gente nuova che magari prima non ne faceva parte. Quindi, cioè, c'è una volontà anche nel backstage della AEW di avere magari più pareri variegati e più menti che lavorano sulle cose, il che, specie in alcuni casi, è molto positivo, secondo me. Sì. E attenzione, perché Ale dice: "Come mai il banner rotante in GPW Strong Style?" Bravo, bravo Ale. A occhio, lui è stato il primo che ha avuto occhio un po' per tutto. Da questa edizione le notizie non più col bannerino gigante, salvo magari qualche caso, ma vi metterò il banner rotante sotto, così possiamo mettere in evidenza meglio il vostro commento. La notizia continua a scorrere e non occultiamo troppo la visuale di quelli che sono in live. Bravo Ale che ha occhio, bravo. Tra l'altro, cioè, come i veri TG, no? Che sotto il TG voi vedete i presentatori che parlano e sotto le notizie scorrono. Ma quanta professionalità, guarda. Sembriamo finseri così, devo dire. Ma questa è tutta colpa di Fabrizio. Fabrizio, se sei in chat, sappi che è colpa tua, perché hai voluto alzare l'asticella della professionalità. No? Io sono un professionale, io non preparo le trasmissioni e faccio comunque trasmissioni fighe. Colpa tua. Tu vuoi alzare l'asticella? Qualcuno che ti viene dietro? Cioè. Non solo Zorro. Mamma Zorro, cucciolone, sì, lui dovrebbe essere conduttore sempre, ospite d'onore Vero. sempre. E quindi sì, diciamo, mondo Impact che si intrallazza con quello dell'AEW, nel frattempo sotto potete vedere anche i risultati direttamente dal mondo giapponese, però, ce n'è anche. Ecco, vedete come si fregia, vedetelo, vedetelo. A Genova siamo un passo avanti. Non c'è storia. E ancora non ha aperto una live con la focaccia, che sennò poi chiudete Ingiustizia. tutto. Che ingiustizia. Possiamo spaccare, cioè Fabrizio e io insieme, ci mettete nella stessa live, proprio insieme fisicamente, possiamo fare sfracelli. Cioè, spacchiamo tutto. La diamo al suolo questa menghia di live, semicircolo. Esatto. E detto questo, in realtà Impact, o meglio, comunque la gente di Impact non è l'unica che parla, che chiacchiera. Pare che la WWE, per quanto riguarda la ripresa degli spettacoli live, stia cercando in qualche modo già di ingolosire un po' le puntate. Il grosso nome al momento chiacchierato è John Cena, che dovrebbe tornare magari per qualche apparizione speciale, dato che lui ha
come dire, dato un po' di disponibilità in più, almeno, no, della serie, se fosse per me io ci sarei, no? Rispetto a WrestleMania, dove ha detto no, di sicuro non ci sarò né a WrestleMania né comunque durante la Road to WrestleMania. Questo periodo invece, durante alcune interviste, gli è stato chiesto eventualmente riguardo un ritorno in WWE e ha detto che gli piacerebbe tanto. Ora, questo associato al fatto che la WWE sta cercando grossi nomi per gli show in live, ovviamente no, fate i 2 più 2 e già si vola alto. Vi lancio una provocazione comunque. Vadi, perché poi te la stavo per lanciare io così di getto. Allora, va detto che siamo passati dal, come si dice, da SmackDown trasmesso comunque sulla Pay TV a un canale in chiaro che è Fox, ok? E gli ascolti sono gli stessi, se non qualcosina di meno forse rispetto a quando erano nell'emittente precedente, che comunque è un fallimento, se andiamo a vedere, soprattutto con tutti i soldi che Fox ha dato a Vince per SmackDown. Quindi penso che... scusa se ti interrompo, rispondo solo a questo dubbio, semplicemente dipende dalle date che gli danno come disponibili per le arene. Che col fatto che gli show sono itineranti adesso, comunque si devono preparare un pool di arene, evidentemente quella era la prima data disponibile. E consideriamo anche che siamo nella Road to SummerSlam, tra parentesi. Ecco, la mia provocazione arriva dopo, vai Frax, vai. Quindi dico questo, perché richiamare Sina per quando è disponibile, per cercare di alzare un po' gli ascolti? Un po' come hanno fatto con The Rock all'inizio, nella prima puntata di SmackDown, che hanno andati a 4 milioni così subito, però poi dopo... O con Brock Lesnar nella premiere anche, quella, esatto, dove ha distrutto Kofi Kingston, letteralmente. Proprio. Sì. E calza la cosa. La mia provocazione è direttamente questa, no? Ma dato che siamo in Road to SummerSlam... Visto che diciamo sempre, chi può battere Roman Reigns, chi può... Drew McIntyre se lo draftano a SmackDown, che secondo me non deve accadere, però se torna, per poco, a questo punto. Vai, Rob. Frax senza parole, le robe. Vabbè. Perché proprio Johnson? Cioè, io sapete come la penso io sulla WWE, cioè, spalerei solo merda. Già vedendo il nome di John Cena, cioè mi aspetto Vince McMahon che deve ricorrere al solito nome Big per fare questa sorta di match, perché sembri vecchi, no? Perché? Vabbè, oddio, John Cena non è neanche tanto vecchio in un certo senso e differentemente da altri non ha avuto neanche il momento, diciamo, di chiusura effettiva di un percorso, anche perché quella robaccia col Fiend per me non è stato neanche un match, cioè, se tu mi dici qual è stato l'ultimo match di John Cena, non quello col Fiend di sicuro. Non lo so, c'ho troppa cattiveria per esprimere un'opinione adeguata riguardo. Ok, quindi direttamente chat, se vi piace questa provocazione, se vi piace questa cosa, oppure se magari vi interessa davvero piuttosto un replay di un Roman Cesaro, oppure un ritorno in pompa magna di Edge o un Daniel Bryan, perché il grosso nome ve lo cacciano fuori comunque, questo è garantito, perché devono vendere. Più che altro io continuo, riprendo una vecchia provocazione che la dico anche a Rob, perché penso sia la prima volta che la senti. Esatto. Ma stiamo calmi, esatto. Ok, ditemi, negli ultimi 15 anni la WWE quanti atleti in casa ha costruito? Ditemi se arriviamo a 5. No, non arriviamo a 5. Sono 3 al massimo. Se parliamo di atleti che hanno raggiunto un certo tipo di traguardi, perché magari gente minor o qualcuno in più la troviamo. No, da lanciare comunque nel main event, Tu vuoi 5 nomi che la WWE ha costruito da zero, oppure persone che in qualche modo erano già famose nelle indie e poi hanno raggiunto la... No, così è facile. Così Kevin Owens, Finn Balor, già arriviamo. Appunto, quello dicevo. Negli ultimi 15 anni, perciò 2000, facciamo 2005, dai, perciò 16. Io dico Orton e Reigns.
mettici anche Sina, dai. Siamo già un pochino prima. Sina era già 2003-2004. Ma viene sempre dai circuiti indipendenti della WWE, cioè è roba loro. Quello sì. Allora, no, in realtà è molto semplice, perché sono praticamente i quattro della Ohio Valley Wrestling, diciamo il poker d'oro più Roman Reigns, che però non è paragonabile a nessuno di loro. Quindi Batista, Brock Lesnar, John Cena, Randy Orton e Roman Reigns. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, dai. Sono questi. Magari qualcuno in chat potrebbe anche azzardare a dire Drew McIntyre. Chi lo sa? Lui più fuori, sai cosa? Lui più scuola Impact o scuola Insane in Championship Wrestling, ma prima ancora di diventare la puttanella della WWE. Sì, no, non è proprio materiale loro. Al massimo, se proprio ne vogliamo dire un altro, che però ancora più di Roman Reigns non è magari paragonabile a quelli di prima, Dolph Ziggler o The Miz. Anche. Loro comunque, due sono quelli che comunque ha tirato su lei, quello non gli si può dire. E tra questi nomi ricordiamo come c'è soltanto un over, un under 40. Ricordiamo soltanto questo. Il problema è che a fronte di tutto il roster della WWE sono veramente pochi. Cioè, se fra 10 anni gente come Jungle Boy, Darby Allin, MJF, Sammy Guevara fosse ancora in AEW, qualsiasi risultato abbiano raggiunto, noi potremmo dire li ha costruiti per lo più magari la AEW con alcuni nomi. Sì. Cioè, la WWE sono veramente pochi. E quindi il grosso nome ve lo bigliate per forza. Beh, anche un Bobby Lashley. Sì. Perché anche lui cos'è, la prima football? Sì. Non è una carriera splendida di football, però ha iniziato da lì. Sì, Bobby Lashley ha fatto quel periodo alla Impact, però sì, più che altro Lashley è sempre stato uno molto, come dire, bisognoso anche dell'avere un manager ovunque andasse, quindi il reale pregio era per chi li mettevano a fianco poi in certi contesti, perché lui di abilità, cioè uno che è stato campione delle forze armate, che comunque è stato anche con successo nelle arti marziali miste, che sa fare cose, ok, quello nulla da dire. Poi ci sono state alcune costanti nella sua carriera che a seconda del contesto hanno beneficiato, diciamo, della cosa. Però intanto, come potete vedere dal bannerino sotto, John Cena in una delle interviste si è anche detto, dato che l'intervistatore, così come tanti a suo dire in passato gli hanno detto, no, ma tu che hai portato sulle spalle la WWE per anni, no? E lui è partito proprio da questa cosa per dire che in realtà si sente un po' triste all'idea che magari la gente pensa che lui abbia portato la WWE sulle spalle, che adesso se tornasse la WWE vorrebbe che portasse, no, la gente vorrebbe che portasse la WWE sulle spalle, perché ha detto questo vorrebbe dire che poi intorno a me non c'è stato altro di molto corposo, diciamo, di gran livello, che effettivamente tolti gli storici, perciò faccio l'esempio del triplo Shawn Michaels, Flair, cioè tolti loro, effettivamente Cena intorno aveva veramente poca roba. È quello tra i lottatori del suo periodo che ha espanso di più maggiormente il marchio WWE, va detto anche questo. Poi lui lui non è il classico lottatore, classico atleta, lui è più quello della cerchia di Hogan e Rock, che riescono ad andare oltre al semplice wrestling. Ragazzi, Cena, è vero, adesso se l'ipotesi, il rischio c'è effettivamente che possa andare a correre per il titolo, forse sì. Però, cioè, stiamo comunque parlando di uno che come percorso è uno dei più grandi di sempre lì dentro. Non il più grande, ce ne avrà almeno 3-4 davanti, però... Nel suo tempo, sì, nella sua epoca, sì, sicuramente uno dei più grandi. No, nella sua epoca assolutamente, ci mancherebbe ancora. E sì, quello sicuramente. Tra l'altro è stato uno di quelli dopo...
magari The Rock a continuare il trend del fare cinema in maniera un po' più costante, magari rispetto a un Triple H o altri che hanno fatto solo apparizioni random. Lui ci ha messo da subito un filo di più. Vedremo comunque cosa ne verrà fuori eventualmente. Per il momento chiacchiere, vedremo. Quello che non è una chiacchiera è che al momento sembra essere lontano il ritorno in scena di Kate Lee, perché nonostante fuori da febbraio, al momento su Twitter non ha dato risposte positive alle domande dei fan che gli chiedevano quando sarà un prossimo rientro, e lui ha risposto semplicemente: bella domanda, amico. Non proprio presupposti di liaci, diciamo. Ma qualcuno sa il suo contratto? Ma qualcuno sa il suo contratto come sta messo? No, onestamente non ne ho idea, non ci sono rumor su questo, il che mi fa presumere che almeno un biennio ancora ci sia, specie se l'hanno chiamato nel main roster. Mi spiace. Vai. No, mi ricordo quello che leggevo su di lui, e che era che Vince McMahon non era mai soddisfatto delle sue performance in ring. Cioè, quindi o sta al momento sta sempre ficcato là al Performance Center, ma fino a quando poi? Cioè. Well, cioè, il fatto che Vince l'abbia detto, ma rimandato al Performance Center, mi sa di bestemmia, ma proprio di quelle grosse. Il problema, purtroppo io lo dico, e mi dispiace tanto, in lui vedono soltanto Mark Henry. Nulla di più, nulla di meno. E il bello è che non l'hanno messo neanche con MVP, no? E ci sono stati dei fan che hanno scritto su Twitter, no? Ma l'art business non potrebbe servire a riportare magari in scena Kate Lee? E MVP ha risposto: no, non compete a me. Dici, quale non mai saranno i problemi creativi? Che di base lì non ha bisogno di una stable. Allora, sai, ma lì non è il discorso dell'avere la stable, lì è perché, cioè, comunque no, c'è MVP che ti dà la voce, ti dà un qualcosina in più come per Bobby Lashley, comunque è qualcosa almeno che ti dà un valore aggiunto on screen. Cioè, che alla fine il Keith Lee ha pure vinto dei titoli in NXT, se non mi sbaglio. Sì, titolo nordamericano e il match unificato contro Adam Cole per Cioè, entrambi i titoli. allora vuol dire che tempo fa faceva qualcosa buono, e ora com'è? Improvvisamente Vince McMahon si scazza nei suoi confronti, cioè, com'è? Cose strane accadono. Tra l'altro, comunque, anche NXT, per quanto Vince McMahon, o almeno Triple H, abbia detto che Vince McMahon non lo guarda, ma comunque alla fine i piani passano sempre dalla scrivania di Vince McMahon in qualche modo. Quindi, boh, vedremo il futuro a questo punto, a lungo termine, anche per lui, come sarà. Nel mentre, agevolo anche il bandierino rotante, se lo ritrovo, eccolo, era in cima. Allora, la ciccia della settimana, agosto 2021, è la data, come, o meglio, il mese, come annunciato da Tony Khan, durante il quale debutterà il secondo programma della All Elite Wrestling, AEW Rampage, che avrà un'ora di programma a partire dalle 22, giusto? Che qui da noi sarebbero tipo le Le 4 di 5. mattina. Ok. Quindi dalle 22 ore locali loro, su TNT anche questo, ma il notizione è che a partire dal prossimo anno ci sarà un cambiamento totale per quanto riguarda la trasmissione della AEW negli States, ovvero passerà tutto a TBS Network, mentre su TNT ci saranno quattro speciali all'anno dal tema Supercard, comunque, diciamo big event, ecco, in un certo senso. Ora, io vi dico, per poi lascio totalmente, visto che Rob è qui soprattutto per questo, diciamo, abbiamo tergiversato con altre cose, poi lascio totalmente a lui. È una cosa che dovremmo esaminare molto a lungo termine, ma per me, secondo me, questa è più una promozione per la AEW che non magari come si sta
dicendo, rumoreggiando in alcune sedi, una quasi retrocessione per il programma AEW. Beh, sì, è vero, c'è stata un sacco di gente su Twitter che, perlomeno più haters, che hanno visto la notizia così, un declassamento. Ma alla fine, se uno vedi, perché se non conosci i canali, come sono strutturati qua, non lo puoi sapere. Quindi la TBS e TNT sono essenzialmente della stessa proprietà, la Warner Media, che è come la Mediaset, no? Stessa cosa. E la TBS ha un certo tipo di programmazione, la TNT ne ha un altro. La direzione della TNT ultimamente è cambiata, perché non solo ha l'NBA, ma recentemente ha acquisito anche i diritti per la NHL, che sarebbe l'hockey. E quindi la TNT sta virando verso una direzione più sportiva, no? Vuole avere tutte le league dei maggiori sport, e ovviamente per gioco forza puoi solo avere certi slot ogni sera, e ovviamente la AEW ne è stata affetta da questa cosa, perché alla fine vuoi non vuoi i numeri parlano, l'hockey e il basketball sono più visti, più seguiti del wrestling, e allora la soluzione più adeguata è di spostare il wrestling a un altro canale che hanno, e quindi la TBS sarà la piattaforma dove avranno modo di eccellere. Però, leggendo a riguardo, Tony Khan sì che ha dovuto accettare questa cosa, ma l'ha accettato secondo i suoi termini. Cioè, dice, va bene che faccio il cambiamento, però voglio qualcosa in cambio. Come dicevi tu, Draco, questi show annuali che saranno delle super card, come dici tu, saranno dei match, io voglio quasi usare che saranno dei pay per view che vedremo gratuitamente, cioè gratuitamente qua. E perché se tu non, se ricordi, a gennaio c'è stato un trademark che la AEW ha fatto, che sarebbe Battle of the Belts, quindi sto nome, la battaglia delle cinture, cioè ti fa pensare a un sacco di cose. E quale occasione migliore se non uno super show annuale? Quindi, tra l'altro, era per un evento televisivo, comunque per qualcosa di televisivo, che avevano preparato questo trademark, a quanto avevo letto. Certo, ma poi comunque sia, il Covid ha cambiato tutto, quindi chissà come riutilizzeranno questo nome. Però non mi sorprenderei se avesse in qualche modo un coinvolgimento con questi super show. Poi vuoi anche che la Rampage comunque rimane su TNT, il che lo slot è molto strategico, perché è alle 10 di sera, di venerdì. Allora tu hai il fan medio di wrestling che guarda SmackDown a Fox, e magari poi lui dice, cazzo, mi sono sorbito 2 ore di wrestling, di SmackDown, e mo cambio canale, un'oretta di AEW, che sarà mai? Ed è lì che Tony Khan vuole prendere questi nuovi fan, persone che sono ancora titubanti riguardo l'AEW. Quindi il Rampage è lì per quello scopo, quello slot è uno slot strategico per far crescere il brand. Quindi praticamente, passami la metafora, Tony Khan con Rampage vuole fare come la ragazza quando vai a cena, e poi state sotto casa, state parlando, e poi lei a un certo punto dice, ma vuoi salire per un tè per caso? Ah, Tony Khan vuole fare così, no? Esatto, dice, esatto. Ma guarda, c'è Rampage, hai? Che te esatto. Ne privi? Dici lui, ma c'è questo prodotto qua? Un'ora, niente di più, se ti piace c'è altro, se no, amici come prima. Quindi, è così, e appunto, secondo me, per ora come ora, rimarrà su TNT per tutto il resto del 2021. Non si sa ancora cosa accadrà quando la AEW si andrà in TBS del 2022, quindi su quello Rampage è ancora incerto come verrà strutturato. E, quindi sì, però
una risposta a quelle persone che continuano a dire che questo magari non è come si dice, la migliore delle cose che sia potuta capitare alla AEW. TBS ha una copertura globale, perché alla fine anche quelli in Canada possono vedere TBS, ma ha un reach, nel senso che è un canale più disponibile rispetto a TNT, è pari a 1 milione di famiglie in più. Quindi ora Dynamite ha la possibilità di essere visto da più persone, perché il canale su cui viene offerto è un canale che è più disponibile. La TNT oramai è diventata il canale sportivo dove solo puoi vedere gli eventi più blasonati, e allora devi pagare di più per vedere TNT. Ma la TBS no. E quindi su quella cosa là la AEW ci punta e potrà crescere così. No? Quindi praticamente la All Elite passa su un canale che non è in chiaro neanche TBS, perché se è sempre dello stesso gruppo, se è come TNT. Dipende perché dipende sempre dal tipo di provider che hai, il provider, come si dice, il servizio che ti offrono, okay, i canali, no? Tu hai la facciamo un esempio, prendiamo la Impact, no? La Impact viene passata qua su Access TV, no? E a prendere quel canale è una difficoltà assurda, perché non è disponibile, molti provider non lo offrono, ma non lo offrono perché nessuno si guarda Access TV, no? E quindi è un canale, diciamo, quasi esclusivo. E la stessa cosa è un po' TNT, cioè un sacco di provider non offrono quel canale perché è un canale un po' esclusivo, mentre la TBS no, la TBS è un canale che arriva a più case, molti provider lo offrono di più, e quindi uno non si fa lo sbatti di prendersi un certo provider per avere i TNT. Oh no, c'è la TBS ora, il fastidio non te lo fai più, capito? Questo è il nocciolo. Molto interessante. Io, a parte che la TV americana veramente per come è strutturata è un casino, perché a questo punto, tra l'altro, cioè io avevo letto che praticamente TNT e TBS hanno pari copertura, però se TBS arriva a 1 milione di famiglie in più, questo mi sembra anche più di, cioè, sembra di più di una pari copertura. Esatto, poi comunque TBS e TNT hanno un certo tipo di programmi, hai la TNT che, come ripeto, no? Ora c'ha Loki, c'è il basket, quindi diciamo che è un po' il punto di riferimento della Warner Media, ci saranno i soldi. La TBS, dall'altro canto, si è costruito il canale con show molto seguiti, tipo la famiglia Griffin, American Dad, c'è stato il nuovo show di John Cena, il Wipeout, quindi sono show che in qualche modo hanno dato un'identità al canale, e quindi se tu vuoi vedere appunto la famiglia Griffin devi andare su TBS. E sono questi show che hanno dato l'identità, e appunto ci sono un sacco di persone che vedono TBS, e la AEW ora c'è la strada spianata là, perché conserverà il prime time del mercoledì sera senza interruzione del basket, dell'hockey, niente. L'unico rischio proprio isolato è il baseball, ma è proprio minore il rischio. Ok, ma l'hockey in realtà ora, senza screditare nulla solamente perché qui non è diffuso, io quando però faccio magari le ricerche per quanto riguarda i ratings del bollettino eccetera, tra l'altro per chi ci segue in chat, domani, salvo imprevisti cataclismatici con le app, esce un nuovo bollettino ratings, andatelo a vedere. Questa settimana non tanta allegria, però dai, non è neanche fra le peggiori. Io vedo sempre che alla fine i principali concorrenti per quanto riguarda, vabbè, la AEW, se c'è, che ne so, il Biden di turno che deve fare un discorso, va così, stop. Però il concorrente principale è più il basket, o comunque competizioni un po' più sdoganate. Sì, perché, allora, vuoi non vuoi, il football rimane lo sport numero uno qua. Cioè, guarda il Super Bowl che porta sempre dei numeri astronomici, però l'unica pecca del football è che la stagione non dura tanto, parte da agosto e arriva a gennaio febbraio, no? Quindi c'è, cioè, un pochino un tempo limitato. D'altro canto, il basket dura un sacco di più, stessa cosa baseball e hockey, solo che vengono ripartiti in parti diverse dell'anno,
E il basket dal suo canto c'ha appunto è in continua crescita ultimamente, ma proprio perché oramai i Lakers sono diventati quello che la Juventus in Italia, la squadra più amata, più seguita, cioè, ci sono tutti i giocatori migliori là, e quindi la NBA punta su quello. Ma inoltre, su più amata in Italia per quanto riguarda la Juventus potrei dissentire, ma mi piace, quindi te l'abbono. Vabbè, possiamo dire l'Inter, visto che ha vinto lo scudetto, magari Stefano mi ringrazia pure. Sì, però facciamo una marchettina per Stefano. Esatto. E tra l'altro, l'altro programma che la TNT ora offre è anche il basket collegiale, che è seguito, ma il punto clou è a marzo, perché c'è un torneo che qua si chiama March Madness, che è una specie di torneo spareggio, no? Ed è, io voglio osare a dire, è più seguito della Champions. Cioè, persone che non guardano il college del basket seguono quello giusto perché è famoso, capito? Cioè, sì. E appunto vanno su TNT e possono guardare il basket collegiale, anche se non sanno una minchia di cosa è il basket collegiale. E tutta la TNT ce l'ha, eh? E quindi capisci come la TNT ha tutte queste esclusive. Quindi in realtà fondamentalmente si stanno tirando via da una situazione all'interno proprio del palinsesto del canale dove loro facevano molta più fatica, diciamo, ad emergere poi a lungo Sì, andare soprattutto. certamente, perché tu quando hai l'IW all'inizio, quando hai firmato il contratto con la TNT, non c'era in programma di avere la NHL, non c'era. E quindi l'IW poteva fiorire il mercoledì sera, come ha sempre fatto. E poi si è cominciato a vedere che il canale dove Loki veniva trasmesso, che sarebbe NBC Sports Network, il canale in qualche modo verrà assolto, cioè verrà eliminato. E da lì è cominciata la battaglia per i diritti televisivi. All'inizio si pensava che doveva andare su un altro canale NBC, andando a influenzare la NXT, perché all'inizio si pensava che era quello il problema, e Esatto. la NXT si è mossa martedì. Però poi è entrata la Warner Media, si è presa i diritti e ora il problema è diventato la AEW. E quindi tra Hockey, NBA e college di basket, cioè troppe troppe interruzioni che avrebbe dovuto fare, e allora soluzione più ideale, vai dove non ci stanno interruzioni. Quindi Sì, che poi una cosa bellissima, no? Che io veramente vorrei entrare nella testa delle persone per vedere, no? Ma le contemplate tutte le opzioni? Perché io, fra un AEW che cambia palinsesto settimanalmente come una mosca impazzita a causa ora del basket, ora di quello, ora di quello, e l'AEW che prende, cambia canale, ma si mette un giorno e rimane lì, io sono solo contento. Cioè, secondo me, questa è più maturità che non altro da parte loro. sì, la gente, soprattutto in Italia, parla, cioè non voi, ma io dico quelli che odiano, insomma, odiano il prodotto che è l'IW, molte volte parla senza cognizione di causa, perché loro pensano che uno show debba rimanere 20 anni sullo stesso canale, come accade in Italia, no? Cioè, il Grande Fratello sono 60 anni che si fa su Canale 5, pertanto. Cioè, uno è abituato a quello, no? Dove vai per guardare, che cazzo ne so, Studio Aperto, vai su Italia 1, il forum, dove cazzo te lo guardi, su Rete 4, no? Cioè, stai Ma tutto anche qua. perché, sai cosa, da noi siamo abituati che se qualcosa cambia da una rete all'altra è solamente perché le reti se la litigano, tanto ha successo. Per esempio, i diritti della Champions League, no? Se li litigano la Mediaset o Sky, quel che è, e c'è quel cambio lì solamente perché c'è questa lite, perché se no rimarrebbero Ma comunque sì, legati, continuerebbero a essere legati. alla fine è comunque comune qua, quando c'è un programma che si muove da un canale all'altro. Non succede solo alla AEW, succede a un sacco di altri programmi, talk show, serie TV, serie animate, cioè è una cosa comune. Vuoi che siano gli ascolti, vuoi che sia un'interruzione, ma in un modo o nell'altro è un procedimento comune. È successo in passato,
succederà ed è succede tuttora, quindi assolutamente ecco, per esempio, se dobbiamo parlare di storie da altri, è successo ad Impact un numero incredibile di volte, che è fra le cause che lo ha portato ad avere i problemi attuali, in un certo senso. Sì. Una delle cause. Per carità, per carità. Assolutamente, sarebbe quindi troppo riduttivo ridurre, cioè, tutto. Almeno, se dobbiamo parlare di emittenti, la parte di Impact è ripartita da Pursuit, che onestamente, Rob, dammi conferma a te, ma negli Stati Uniti Pursuit è un canale che non viene praticamente guardato da nessuno. Io non ce l'ho sul mio provider, cioè, no, assolutamente no. Cioè, sono tutti canali minori, o te lo guardi direttamente sul loro sito, ma altrimenti buona fortuna a trovarlo, capì? Ragazzi, scarichiamoci tutti il Plus. Facciamo prima Impact Plus e via. C'è la cosa migliore. Io non ripeto mai, non finirò mai di ripetere alla gente quando siete fortunati che avete Fight in Italia. Perché con Fight, se avete appunto un plus per la IW, un pass per la Impact, cioè voi avete accesso ad una piattaforma che vi dà tanto a per poco prezzo. Cioè, io qua, solo per vedermi Dynamite, mi devo fare un provider che mi costa $50 al mese, poi mettici il consueto pay per view e quelle sono altri $50. Cioè, vedi qua come girano i soldi, no? E voi là con un abbonamento di 10-5 euro e l'opportuno $20-20 euro di pay per view, avete fatto tutto, insomma, sanno che siamo poveri. Sì, esatto. Anche quello. No, ma sai cosa, io veramente ecco, penso che questo pezzo lo ritaglierò dal video, lo pubblicherò, perché effettivamente, cioè, noi abbiamo una grande fortuna, ma adesso, facendo un attimo un salto fuori dal mondo dell'AEW, prendendo Impact, che comunque sia possiamo acquistare anche le puntate speciali su Fight, e poi magari no, per quelli che gli piace fare queste cose come me o Stefano, accumulare i crediti poi per avere i pay per view gratis, ma anche la WWE. Cioè, io penso che chi è negli Stati Uniti comunque a seguire la WWE con costanza fa fatica, perché si deve suddividere fra la programmazione di USA Network e quella di Fox. Quando noi con un D-Max, un Discovery, eccetera, un servizio che a noi costa poco, perché anche quello costa poco, ce l'ha il nostro Dario The Icon, cioè, ragazzi, è molto più agibile, molto più economica, eppure io devo scorrere le storie Instagram una domenica mattina come quella di oggi e vedere che quel poveretto di Salvatore Torrisi si vede risposte come Double or Nothing, ma tanto il giorno dopo è gratis su internet. No, gente da picchiare, lo dico chiaramente, cioè siete da picchiare tutti quanti voi. Gente così e non capisce il sistema di supportare una promozione. Cioè, tu non te ne fregare del fatto che la IW, la WWE sono grandi quanto volete, però per loro la misura di successo di un prodotto è anche tramite appunto i buys che un pay-per-view fa. E se tu sei veramente fan del prodotto, a te non ti dispiacerebbe battere i ciglio nel spendere i soldi per comprare un pay per view? Cioè, non è una cosa che non concepisco davvero. Anche perché poi, specie per AEW, per determinate compagnie, le date le sappiamo anche con un certo anticipo. Cioè, mettere 2 euro da parte nel corso dei mesi per arrivare a comprare un pay per view dell'AEW si può fare tranquillamente. È che vi pesa il culo se vi rivolgete alla pirateria, vi pesa il culo di fare qualsiasi cosa. È così, questa è la triste realtà delle cose, vi, cioè, pesa il culo. Se proprio sono io che dovrei ricorrere alla pirateria, perché qua ci sono costi astronomici, cioè, no, 100 ragazzi, euro, ma stiamo scherzando, cioè $100. Ragazzi, voi siete fortunati che avete Fight, no, cioè, sappiatelo, voi siete fortunati. 20 euro, 5 euro di abbonamento, no, non, come si dice qua, it's un fucking unbeatable, like, cioè davvero. Oh, assolutamente, davvero. Però guarda, allora ecco, adesso
partendo su cose che di base dovrebbero esserci reazioni più positive, no? Rispetto magari al passaggio a TBS e quant'altro. Allora, sul fronte, diciamo, europeo, la terza ora rivolta a un altro show incredibilmente è stata accolta bene. Mi aspettavo qualche piccata di più. È stata accolta bene anche diciamo, la presa di posizione di Tony Khan, che, come ha dichiarato lui stesso, ha detto no alla Warner per quanto riguarda una terza ora messa invece a Dynamite. Loro gli hanno fatto la proposta quando dovevano decidere come collocarla. Lui ha detto no, preferisco distribuire. E anche qui c'è della maturità, diciamo. Certe volte nel web si fa passare Tony Khan per un ingenuo, come se non conosca il business lui, no? Però questa è grande maturità. Allora, va detto una cosa, il Tony Khan che abbiamo visto a Impact è la presa per il culo a tutti gli haters che dicono che Tony Khan è così. Ok? Cioè, Khan li prende tutti quanti per il culo, sappiate. Spoiler, non volevo dirlo, però spoiler. Io però... Impact adesso... di 3 mesi fa. Esatto. Però adesso vi dico una cosa, perché appoggio l'idea di Khan sul non fare la terza ora Dynamite. A me allora, io metto, non guardo tantissimo Dynamite, però quelle poche volte devo dire che gradisco. Soltanto che io preferisco uno show più tranquillo, per dire, ok, io trovo Dynamite già per me troppo carico. Una terza ora con quei ritmi dai tifosi, eccetera, secondo me arrivano neanche a metà della terza ora e sono già sfiniti. Ma hai ragione, e non, cioè, è così, cioè, tu guarda quelle persone che appunto sono fan della WWE, cioè, loro sì, se le guardano quelle 3 ore, io non ci riesco, cioè, la mia attenzione cala, cioè, io quando ho provato a riguardare la WWE, che è stato 2 o 3 anni fa, non mi ci ritrovavo a seguire 3 ore, io posso solo seguire 3 ore se mi guardo, che ne so, gli Avengers. Ma là c'è più storia, capì? Cioè, capì? Io mi guardo gli Avengers, ma so di guardarmi qualcosa, una storia con continuità e roba varia. Ma guardo SmackDown dove giocano a briscola, che cazzo è? Ce l'abbiamo fatta finalmente. Quindi la scelta di Tony Khan è giusta. Cioè, lui sa che comunque distribuire è in qualche modo un modo efficace per spezzare quella noiosità, chiamiamola così, che può apparire quando uno guarda 3 ore di programmazione. Cioè, vuoi o non vuoi, ora la AEW ha quasi la settimana piena di programmazione. Loro non si aspettano che tu segui tutto, a meno che non sei un fan super fanatico. Loro vogliono solo che tu segui qualcosa, ti fa il tuo orario, guardi quello che vuoi, poi solo se tu hai voglia di più, guardi di più. Ma loro di certo non vogliono che guardi tutto. Okay. Sì, assolutamente. Poi, tra l'altro, la cosa particolare, specie per quanto riguarda l'AEW, è che loro comunque già solo per 2 ore, certe volte tendono a caricare tanto le puntate, come diceva appunto Frax. Io 3 ore avrei già paura, tipo una puntata simil Dark, infinita di match, almeno 10 match anche a Dynamite, io avrei già Così paura. pochi? Fanne 20, dai. Sì, qualche ogogo che de demolisce qualcuno in più. Ma infatti lo diceva pure Torrisi, lo diceva, che per lui certe volte la card è così carica che lui non cioè, no, che non riesce a stare dietro, ma c'è veramente troppa carne al fuoco. Ma quello succede pure perché ultimamente, con tutto il fatto del Covid, devi insomma un po' anticipare se succede qualcosa di qualche inconvenienza, capì? Quello che leggevo prima, che ultimamente l'AEW ha cercato di incanalare più storyline durante una puntata, perché se mai dovesse succedere qualcosa in cui manca qualche lottatore chiave, insomma, hanno già la storyline ben definita e come deve andare, capì?
quindi ecco perché magari qualche puntata può sembrare... Sì, io l'unica cosa che su quella non transigerò mai, ma perché ho iniziato a distaccarmi tanto dalla WWE proprio per questo motivo, è l'eccessivo utilizzo dei match titolati. Lì storco il naso, come i bambini quando iniziano a picchiare i pugni sul tavolo, lì non ce la faccio, perché dico, caspita, queste sono proprio le menate da televisione americana che loro dovrebbero impuntarsi per evitare. Ciao Darkness, grande, che ci raggiunge anche lui, benvenuto. Arrivi dopo un'ora, ma potrei recuperare la puntata poi su YouTube a partire da mercoledì, la ricaricherò in settimana. E quindi niente, cioè quella è una delle poche cose, poi per il resto magari certe volte la card, anche se carica, riesco a reggerla. Però ecco, di Rampage e soprattutto della non terza ora Dynamite, invece dall'altro capo del mondo, come è stata accolta, da quello che hai avuto modo di vedere? Beh, sì, c'era diciamo che c'è stata molta attesa per questa cosa, perché già si sapeva da quando è stato, intorno a dicembre, che ci sarebbe stata questa terza ora. Non si è mai saputo cosa era. All'inizio la gente pensava che sarebbe stata Elevation, ma Tony Khan ha più volte ribadito che Elevation era solo per YouTube. Però no, è stata accolta bene. Poi ovviamente hai quei haters che dicono, oh no, abbiamo troppa roba da guardare ora. Ma rimando a quello che dico prima, guarda quello che puoi, non è un problema. E vedremo come si sviluppa questo programma, perché sono curioso anche io. Non si sa che cos'è, non si sa. O magari qualcosa incentrato ancora sui giovani, perché se notate, la AEW ha fatto proprio una campagna di reclutamento dei giovani atleti. Anche troppo, se li dire, in un certo senso. Sì, anche troppo. Te lo do per buono, te lo do per buono. Però secondo me il titolo trio va a finire là. Minchia, sì, subito. Non lo so dove devo firmare ormai per sti cazzo di titoli trios, ma la prima promotion americana che li introduce mi avrà, punto. In quel momento dirò, ok, quella è il mio top. Cazzo, ma no. Cioè, è possibile che li devo avere in Ring of Honor, no, dove c'è il deserto in questo momento, e non li posso avere in WWE e AEW, dove si potrebbe fare tutto. C'hanno un sacco di sebo, lo possono fare tranquillamente. Sì, stanno pieni. Però da una parte, vedete che bello, cioè quello che fa l'AEW, a parte che io continuo sempre a dirlo, questi sono anche squadra dietro nel backstage in una maniera incredibile. Bravo Darkness, continua a guardarci. Alzo le mani. Questa è la cosa più bella dell'AEW, sono squadra anche dietro, hanno tanti giovani, e questi possono andare avanti con lo stesso roster per 10 anni tranquillamente, senza smuovere nessuno. Beh, è incredibile questo, se andiamo a vedere. Certo, il metodo booking che fanno, sì, è veramente... certamente ci sono episodi che magari non riescono meglio, però nel complesso fanno un ottimo lavoro. C'è poco da ridire al riguardo. Sì, assolutamente. Poi vedremo nel dubbio. Allora, innanzitutto, se il mio computer la smette di far apparire pop-up, una cosa molto se vai su siti strani, no, fai il bravo. Tu, semplicemente, purtroppo, i siti, cari siti di news, perché vedevo se ci sono aggiornamenti, eccetera, fanno il caspita di annunci pubblicitari che ogni tanto non è che riesci, no, a schivare. Ti capisco. Queste cose brutte, no, ok, ce l'ho fatta a chiudere anche le ultime cose. Allora vi dovevo rimuovere questo bannerino semplicemente per dirvi che non lo faccio il banner, non ce la faccio. Settimana prossima a Raw, cioè domani in realtà, Riddle contro Xavier Woods, continua questo filone degli RK Bro contro il New Day, così le cose random. Ma andando avanti su questo, C'è un errore in una cosa che avevo preparato, meno male che me ne sono accorto subito. Ok. Bravo. Insomma, ci sono appunto delle reazioni miste. Vedremo cosa accadrà a questo punto. Dovremo anche restare in attesa per vedere Rampage, quando sarà possibile anche vederlo da noi, se sarà sempre con i W Plus, se sarà su Sky. Tra l'altro questa cosa viene comoda per Sky, perché potrebbero magari premere per avere anche Rampage, perché l'estate è il momento in cui loro fanno
la ricalendarizzazione dei palinsesti, a quanto ho capito. Sì. Beh, saremo certamente a vedere. Vi dico una cosa. Sì, molto probabilmente a una delle puntate di Rampage mi vedrete. Questo è poco ma sicuro. Tra l'altro, ho preso i biglietti e saluterò Wrestling Unico Amore là, da preparo il cartellone. Minchia, caspita. Cioè, sto là, ti metto sul televisore, faccio un salvaschermo della puntata che diventa un quadro. Porto la bandiera di San Marino e il cartellone, così abbracciamo tutti. Assolutamente, assolutamente. Pagassa a prova, e niente, vedremo appunto come si svilupperà la cosa. Quello che è sicuro è che appunto con TBS Network in realtà ci sono delle opportunità invece che una deprivazione o comunque una mancanza di crescita per il prodotto. Quindi in prospettiva, comunque, la AEW potrebbe avere un plus. AEW plus, no, questa è venuta male, questa è venuta terribile. Ma oggi, ragazzi miei, che voi anche che siete in chat, è una giornata particolare perché oltre ad essere il compleanno di Daniel Bryan, un anniversario particolare per quanto riguarda la gatta che butta giù cose, per quanto riguarda Owen Hart, oggi è anche l'anniversario della scomparsa di Ana Kimura. Martedì sera, il primo che dice calcio e non monografica qui sul lato viola, bottine nei dentini, perché martedì sera tutti qua sul lato viola del ring ci sarà Stefano, ci sarà Michele, probabilmente anche Fabrizio, non lo so di per certo chi sarà il terzo, però monografica su Ana Kimura dedicata alla vita di Ana. Nell'attesa di martedì potete recuperare su Fight lo show che si è svolto, oggi, diciamo, comunque nella nostra notte, dedicato ad Ana Kimura, organizzato da sua madre, tra l'altro. Lo trovate su Fight, costa anche meno di una puntata speciale di Impact o di un pay-per-view dell'AEW, quindi dai, dai, i proventi sono in beneficenza, dai, Sì, dai. supportate quello che Supportate. potete. Assolutamente. Ok, c'è anche Fabrizio, benissimo, ho capito bene. Quindi Stefano, Michele e Fabrizio, un bel trios. Ecco, vedete, parliamo di trios, un bel trios per parlare della vita di Ana Kimura. Ma io vi ho preparato un antipasto, vi ho preparato un cocktail di antipasto. Perché è da un po' di tempo che, diciamo, sto lanciando frecciate, se qualcuno le ha colte o meno, buon per lui. Su una cosa che arriverà prossimamente, ci stiamo lavorando, c'è una persona nel dietro le quinte, uno che con le grafiche, con le cose gli piace armeggiare, che mi sta dando una mano, la stiamo preparando bene, però ci saranno dei quiz qui sul lato viola del ring, nel Purple Rain, e ci saranno dei post su Facebook e su Instagram tramite i quali voi potrete partecipare a questa nuova attività. Nel mentre, chi vuole un'anticipazione di questo progetto dovrà solamente riuscire a rispondere correttamente alla maggior parte delle domande per quanto riguarda il quizzone dedicato ad Ana Kimura, che sto per far partire praticamente adesso. Con una prima domanda, un quiz uno. Con quale di queste atlete non ha mai vinto l'Artist of Stardom? Kyoko Kimura, sua madre, tra le altre cose. Kagetsu, Natsupoi. Signore, a voi. Potete partecipare ovviamente anche voi due ragazzini che siete con me, tanto nessuno dei due sa del progettino in ballo, quindi se vi volete lanciare. Il problema è che non so manco della Stardom, quindi se posso proprio tirare a caso. Ti puoi lanciare perché penso che è una sfida. A parte Fabrizio, se vuole fare quello che stavolta vince facile, magari stavolta può partecipare. Prego, ma proprio perché mi sembra il nome più simpatico, Kagetsu, dico, poi il resto proprio. Kagetsu. Si Drago, ma lancia anche possiamo. Darkness, dice anche lui Kagetsu. Sono in due. Ma possiamo avere l'aiuto da casa? Chiamiamo Fabrizio direttamente qua Chiama e chiudo Fabio, oh qua. no, chiama Ste. No, chiama Ste. In realtà non so se ti conviene chiamare da lista. Chiamali su Telegram. Chat vocale. Ah. Scusa, qual è la risposta? No, Sì. Ti mando un messaggio. Eh sì.
Allora, un attimo, io stavo preparando un altro bannerino. Dai. Darkness era qualcuno che con la Stardom non è di primo pelo, è da un po' che però non la vede. Ok. Darkness devi recuperare perché in realtà Ana Kimura ha vinto l'Artist of Stardom con Kyoko Kimura, sua madre, e Kagetsu, con le quali componeva la stable delle Oedo Tai, che poi diciamo ha avuto un piccolo cambiamento di cui disquisiremo comunque dopo. Ma poi se vuole il Darkness può recuperare ogni mercoledì lo show del lato viola del ring, quello che si chiama il Ariatto. E la Stardom è di casa, quindi segui l'Ariatto, no? Assolutamente, lo puoi recuperare il mercoledì oppure puoi vederlo in live il martedì dalle 17.30, martedì prossimo dalle 17.30, quello dopo ancora dalle 18, qui sul lato viola del ring. Si parla di Stardom, si parla di Tokyo Joshi, tante cose. Avrai pane per i più denti. Sì. Sì, Ale, tranquillo, hai indovinato. Devi beccare anche il resto. E quindi a questo punto vediamo cosa accadrà nella prossima domanda. Quanti awards ha ricevuto dalla Stardom nel corso della sua carriera? Lei che comunque ha avuto una carriera relativamente breve, ma si è fatta davvero tanto notare nel corso di questi anni. Ma azzardo, date le qualità di cui sembra sentito parlare molto bene, e comunque che è anche iniziato in età giovanissima, io vado con 4. Io dico sicuramente 1, perché è un premio mio che gli do io, l'awards per grande wrestler della Stardom, quindi 1 sicuramente. Ok, 1 per Rob. Darkness si lancia anche lui su 4. Ale si lancia anche lui sul 4. Sì, ha detto C. Ok, avevo visto bene. 4, e, 4. Allora, Fabrizio sta facendo quello bravo, al momento si sta astenendo perché penso che... Ecco, prima che arrivi ci spacchi il culo, cerchiamo di indovinare noi, dai. Benissimo, e allora vi illumino e vi dico che in realtà sono solamente 2. Ovvero ha ricevuto nel 2017 l'award come Best Tag Team, perché in quel periodo diciamo la coppia delle OE, cioè, o meglio la stable delle Oedo Tai è diventata comunque una coppia, sono rimaste lei e Kagetsu, hanno fatto l'ira di Dio comunque insieme, decisamente miglior tag team, mentre nel 2019 ha ricevuto il premio Fighting Spirit, e quindi Due award distribuiti nel tempo, anche se, per fare la piccola nota, anche nelle testate americane, come esempio nel Wrestling Observer o Pro Wrestling Illustrated, aveva già iniziato in questi anni a scalare tanto le classifiche, tipo nel 2000, un attimo scusate adesso, nel 2017 praticamente era all'ottavo posto nella classifica Rookie of the Year del Wrestling Observer, classifica proprio generale, decisamente si stava facendo ben valere, e tanto. Quindi questa domanda ha creato uno stallo. Darkness, sì, la gente sa essere molto cattiva, ma bisogna riflettere, bisogna vedere un altro lato delle cose, ovvero magari certe volte affrontare la fragilità propria o quella di altri al tempo giusto, magari, perché io dico no, Ana Kimura aveva tante colleghe, tante amiche, tante cose, questa non è una cosa che esplode, diciamo, come una miccia, però andiamo avanti, non ci perdiamo lungo la strada del viale buio e andiamo col quiz 3. Quale torneo, perché sapete in Giappone è la patria un po' dei tornei per quanto riguarda il wrestling, quale torneo della Stardom Ana Kimura ha vinto nel corso della sua carriera? A. Cinderella Tournament, del quale il buon Stefano vi sta facendo reportage per Facebook e per Instagram su Wrestling Unico Amore, se non li state leggendo male. Oppure B. Five Star Grand Prix, C. Goddesses of Stardom Tag Team. Gente, io mi butto, io dico la Cinderella.
Ok, Ale si è lanciato a capofitto su quello riguardante la Tag League, che non ho potuto scrivere per intero perché StreamYard ha detto di no. Allora, anch'io provo con la A. Il Cinderella, che tra l'altro è un torneo Cinderella molto particolare, no, il torneo di Cenerentola, praticamente questo torneo chi lo vince può esprimere un desiderio, no? Quindi, in qualche modo, poi quando si arriva alla vittoria una persona deve anche pensare a cosa effettivamente... È un po' come... Avete mai visto Lucifer, la serie, no? Cosa, cioè, Lucifero, il diavolo, sì, cosa sì desideri veramente? È una cosa particolare. Il Giappone è molto interessante, ci sono sempre queste cose molto particolari. Sì, sì, sì. Darkness si lancia sulla B, quindi i nostri due contendenti dalla chat hanno risposto, e Darkness questa volta ci prende, ha vinto il 5 Star Grand Prix mi ero segnato l'anno, l'ho perso, nel 2019, tra l'altro torneo che... Passatemi il termine, si può in qualche modo mettere a fianco al G1 Climax della NJPW per quanto riguarda l'impostazione, perché anche nel Grand Prix praticamente ci sono due blocchi, blocco rosso, blocco blu, e poi appunto bisogna fare punti per progredire nella competizione. C'erano anche personalità molto interessanti che si sono fatte valere negli ultimi anni in Stardom, tipo appunto Kagetsu, Bea Priestley, Jamie Hayter. Comunque è stato combattuta come competizione 2019, correggimi se sbaglio, me lo dicevi l'altra volta, rinfrescami un attimo la memoria, era già leader Anna Kimura della Tokyo Cyber Squad. Sì, e adesso non mi ricordo se avevano già vinto i titoli dell'Artist of Stardom quando vinse il torneo, però sì, comunque sempre in quell'anno la stable, diciamo, andò in orbita, ecco, fu lanciata in orbita. Quindi a 22 anni già leader di una stable. Stefano ti potrebbe parlare tranquillamente di persone leader quando erano ancora minorenni di una stable. Lì alzo le mani con Stefano. Sì, no, sì, però... sì, poi vi fate una bella chiacchierata. Con Stefano devo stare zitto e ascoltare quando si tratta di wrestling giapponese, quindi... E allora, datemi un attimo che si aggiorna il bannerino. Buongiorno, scusate, qui c'è chi si è appena svegliato dai lunghi torpori. Bene, 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 quarta, a questo punto andiamo alla quarta. Anna Kimura, qual è il suo soprannome che l'ha caratterizzata comunque nella sua carriera? A. Dangerous Flower. B. Jungle Princess. C. La Top Gaijin. Spoiler, sono tre soprannomi che esistono veramente, giuro che non ho inventato nulla. Non sapendo, ignoro completamente il significato di Gaijin. Cioè, a vederla mi verrebbe da dire Dangerous Flower. Sì, è vero. Ok, quindi sì. Due per l'opzione A, perché Jungle Princess a vederla dalla tire non mi dà l'idea, non mi fa prendere riferimento. Ok. Avete un seguace nel team A, c'è Ale che cerca di sfruttare la scia. È il team AAA questo. Sì. No, in realtà ci sta. Allora. C'è il Darkness che si rifila sul Top Gaijin. Ah, Darkness. Ok, quindi l'opzione C, come si direbbe ad Impact, non c'è, no? Opzione C? Opzione C. Eh sì. Tra l'altro, nel frattempo che magari non lo so se qualcun altro in chat si è affacciato, vuole rispondere, eccetera, Frax, te la lancio così, ma Josh Alexander ti sembra uno d'opzione C secondo te? Con questo mega no. Me l'hai un po' umanizzato nell'ultimo evento, l'Under Siege, però lo trovo ancora troppo alto, cioè trovo Omega ancora troppo alto per lui. Cioè, fosse stato un nome
che poteva anche permettersi di lasciare il titolo X Division e perderlo, dico, va bene, chi se ne frega. Faccio un esempio: l'avesse vinto, sparo un nome così, un Eric Young, ok? Che sfrutta l'opzione C, dato seguite i consigli di Stream Elements, e avrei anche potuto dire sì, ok, anche se ci va, va benissimo. Josh Alexander in questo momento è troppo per non centrare da X Division, per lasciare il titolo, andare contro Omega, perdere e per poi ritornare nella X Division. Mi sembrerebbe una cosa Ok, inutile. giustamente sì, tipo modalità coniglio, balzon balzoni da una divisione all'altra. Sì. Non so come dire, come quando avevi staccato Carlito e Primo e dopo un po' li hai rimessi insieme. Parlo di 10 anni fa, eh. Mamma mia, cose bruttissime. E ok, mi serviva giusto il tempo per temporeggiare, in realtà, perché dovevo aggiornare il bannerino della classifica. In realtà il soprannome di Ana Kimura, come hanno detto i nostri due ragazzoni e Ale anche in chat, era Dangerous Flower. Fiore pericoloso. Jungle Princess in realtà è il soprannome di Jungle Kiona, con la quale lei ha vinto l'Artist of Stardom, mentre invece Top Gaijin, che per fugare il dubbio Gaijin è un po', diciamo, termine dispregiativo anche, quello che in altri contesti potrebbe essere la parola con la N che provocherebbe il cataclisma per quanto riguarda il canale. Gaijin è un po' l'equivalente, però, nella loro cultura, perché comunque nella cultura giapponese gli stranieri non sono moltissimissimo apprezzati, diciamo, in un certo senso, anzi, specie magari per quanto riguarda il wrestling, eccetera, in alcuni periodi, come dopoguerra e quant'altro, erano heel naturali gli stranieri, proprio per via un po' del disprezzo che c'era. C'è stata chi ha utilizzato questa cosa ancora meglio del Bullet Club, che hanno creato proprio una stable di Gaijin. C'è chi si è autoeletta proprio la donna Top Gaijin, ovvero Bea Priestley, la compagna di Will Ospreay, e Dagny ormai, che comunque utilizza questo soprannome con molta fierezza. Diciamo che nel corso del tempo alcune cose con connotazione negativa magari vengono anche rimaneggiate, ecco, in un certo senso. E arriviamo alla rush finale, in un certo senso. Vi faccio un promemoria di com'è la situ al momento. Ale, anche per quanto riguarda questo special quiz, guida, come di solito capita anche alla taverna, però occhio, ci potrebbe essere il pareggione, ci potrebbe essere il pareggione. Ma un attimo, devo risalire. Ho tipo 30 bannerini qua, ragazzi. Devo ballare un uso. Ok, quiz 5, the last, come direi nelle storie di Instagram delle quiz preview. Quante volte le Oedo Tai, e quindi Kagetsu e Ana Kimura, come dicevamo prima quando sono rimaste in coppia, hanno difeso i titoli Goddesses, che hanno vinto e detenuto per un sacco di giorni, ragazzi? Sono state fenomenali, veramente un sacco di giorni. Io mi butto nella metà, dico 6. Considerando che credo che in Giappone ci sia un concetto anche diverso di match titolati, credo che comunque di fatto ti propongano anche a periodi un po' più lunghi tra uno e l'altro, dipende chiaramente. E considerando che poi loro sono stati team nel 2017 e 2018. Sì, in realtà è stato un biennio, se si va a prendere però il percorso quello fatto anche con la madre, con Kyoko Kimura, già dal 2016, se non sbaglio, non 15, ma 16. Sì, 2016. Quindi praticamente prima le Oedo Tai e poi la Tokyo Cyber Squad, per intenderci, Sì. ci è venuta subito. Beh, 3 anni potrebbero anche essere arrivati a 7 volendo, eh. Ok. Allora, nel frattempo, dalla chat, Darkness segue Rob, mentre invece Ale non segue il Pagassa, ma si lancia sulla A. Quindi solo 4, solo Solo 4. 4. Vediamo, vediamo. Vediamo, sono curioso. Comunque, dato, cosa ne dici di Alexander e Omega? Un probabile match così, ti rimando indietro la domanda. Provocatore, provocatore. Ma anche Rob può rispondere, eh?
solamente in un caso estremissimo, ovvero di magari altri contendenti che non ci sono, e quindi per una cosa temporeggiante, che ne so, Omega si fa troppo bello ad Impact, arriva Alexander che dice: ma sai che c'è? Adesso sono io il tuo contendente perché io posso. Ma veramente è della serie se fanno fuori Moose, Kalyan, Edwards, cioè proprio l'ultima spiaggia. Sarà un match di transizione, se proprio, cioè niente più. Sì. Gli fareste togliere il titolo X? Ma se lo potrebbe riprendere poi quando gli pare, diciamo, in un certo senso. Tanto alla fine quelli proprio grossi che magari ne avrebbero bisogno adesso, cioè i Austin, TJP, cioè quei due sono. Vero, A meno che vero. Black Taurus finalmente magari non si ferma un po' di più, non faccia qualcosa di più concreto, e allora in quel caso apriti cielo. Ma apriti cielo anche per il finale di questo quiz, perché Frax raggiunge Ale in cima alla classifica. Ragazzi, erano proprio quelle. Adesso ve le andrò a recuperare, perché veramente 347 giorni di regno. Hanno vinto contro il Team Jungle, composto da Hiroyo Matsumoto e Jungle Kiona, che poi tra l'altro vedete lì le storie come possono cambiare, no? Jungle Kiona comunque prima era una sua nemica. Si sono ritrovate amiche poi nella Tokyo Cyber Squad, ma alleate, diciamo. Lo hanno difeso successivamente contro HJK e Jungle Kiona, che ci ha riprovato, diciamo, a riprendere i titoli. Hanno battuto le Queen's Quest, Yoshirai e Viper. Ragazzi, Yoshirai e Viper. Piper Niven ad NXT UK, per chi non la conoscesse, nelle vesti di Viper. Fenomenali. Team fenomenale, ma hanno battuto anche quello. Hanno battuto quello composto da Bea Priestley e Kelly Klein. Hanno battuto nuovamente il Team Jungle, nuovamente le Queen Quest, così come anche Mayu Iwatani e Tam Nakano. E dei nomi che ultimamente, già, anzi, uno in particolare, è tornato un po' alla ribalta della cronaca: Fabia Pash, che è stata sconfitta mentre era in coppia con Maria Pash, ma c'è anche abbastanza lungo. E successivamente hanno battuto nuovamente le Queen Quest, prima di perdere poi contro le Stars, ovvero questo nuovo team, diciamo, formatosi fra Mayu Iwatani e Saki Kashima. Quindi comunque 347 giorni molto combattivi, con anche team molto diversi. Io direi che un abbonamentino alla Stardom magari se lo meritano per recuperare questi percorsi. A quanto mi ha detto Stefano, c'è veramente tanta, tanta roba, quindi dai, ci sta. Quindi ragazzi, martedì tutti connessi, mi raccomando. Sì. Voglio 150 visualizzazioni almeno, partendo da questa base. Sì. Diciamo Però, martedì tutti qua, tra l'altro spammate, faremo uscire un post, comunque ve lo manderemo anche nei gruppi, spammatelo, perché in generale comunque sia, fa bene conoscere questa storia anche se non ci si interessa in generale di pro wrestling, quindi è un po' una live per tutti, cioè si parla della vita di una persona, non è una cosa, cioè, selettiva, diciamo, solo proprio per fan del wrestling. Però mi avete creato un problema, Frax e Ale. Siete alla Ma no, pari e io non vai. darò No, lo spoiler solo a una persona. ma io io cedo il posto tranquillamente, cioè sono fuori classifica io, ragazzi, quindi Tu non puoi, perché io sono come Dario Cueto, a me piace la competizione, a me piace la violenza, quindi io voglio un vincitore. violenza! 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 Bring the bell! Direbbe qualcuno. No, non abbiamo una campana. Jane, hai una campana? Oh, let's get ready to No, si sta rumble! Ah no, stiracchiando, niente. Non ha una campana, quella quindi roba. farò un'eliminatoria. Adesso in 5 secondi preparerò un quizzino apposta per voi. Cos'è? Ah, pensavo alla roulette russa, dico no, aspetta, Il golden quiz. Prima si prepariamoci. diceva il golden goal, no? Adesso mi invento il golden quiz. The darkness on the side of the ring, followed by Frax, weighing at 175 pounds. From San Marino. Frax the Pegasus. Tucci finisce male stasera, lo dico.
Minchia, no, non c'è Kevin, se no già starebbe chiedendo rematch, rewind, controlli. Sì. Nel frattempo che Drago fa questo, dico, martedì è davvero una giornata ricca perché, come dicevo, esce il Tweet of the Week di AW Italian Podcast, quindi verso la mattina seguite, ci sono un sacco di tweet interessanti che io sai com'è, sto sempre su Twitter, no? E vi faccio vedere i 5 tweet più divertenti, dovete stare là, e quindi è il posto da seguire, ragazzi, no? Tra l'altro è corto, non è neanche un contenuto lungo che dici chissà che te, cioè è molto più facile seguire i contenuti di AW Italia anche non quelli di Wrestling Unico Mondo, ragazzi, ve lo dico, ne escono di meno da noi ma corposi quasi tutti quanti, quindi allora, guardate i loro, ma guardate tutto, guardate tutto anche poi se non ne siete a conoscenza, cioè abbiamo anche un book club, il circolo esclusivo dove leggiamo i libri di wrestling, e quindi abbiamo già 2 episodi. Seguite tutto, ragazzi. Nel frattempo, a me piace fantasticare molto spesso. Adesso che hai toccato i libri, io ho un sogno, diciamo, una cosa in cui spero sempre che un libro di Brasile prenderà in tempo zero, probabilmente. Qual è? Un'autobiografia, presumo, ipotizzo, un'autobiografia di Vince. Io la prenderei subito. Ma io pure la prenderei, ma ci faccio il fuoco, capito? No. Secondo me ci sono un sacco di perle, un sacco di cose che sarebbe molto importante recuperare. Cioè, persona allucinante, ragazzi. Sarà edulcorata a mille, a meno che non la fa qualcun altro esterno. Dice, io racconto quello che ha fatto Vince. Che se lo fa Vince stesso, lui toglie e ritoglie cose, no? Ma sai cosa? Allora, negli anni io mi sono creato l'idea che in realtà sono più le persone che gli ruotano intorno a creare quella patina che non lui stesso, perché dalle cose che ha fatto, da come si è posto magari negli anni con alcuni atleti, secondo me lui non è molto uno per la censura, se no tipo un Kofi Kingston, tu non lo provochi in aereo davanti a tutti per provocare una risposta forte da parte sua, perché sai che la cosa prima o poi trapelerà, non la puoi sedare una roba del genere. No, è vero quello che dici, però secondo me se tu leggi questo libro, no? Il libro di JR, no? Ti rendi conto di quello che JR ha vissuto ed è davvero... Cioè, secondo me la visione che ho avuto io è questa. Cioè, un tizio molto... che non è quello che vediamo al ring, no? Quindi... No, però... vediamo come procede. JR sarebbe un altro di cui mi piacerebbe leggere gli scritti, però prima Mox. Prax, spero che Ale non sia scappato dalla chat, ma non credo, conoscendo il suo istinto di competizione leonino. Prax, te ti vedo carico, quindi a questo punto, ragazzi, il big domandoni finale. È già troppo lungo, un attimo. Qual è il primo titolo vinto da Ana Kimura nella sua carriera? Una cosa particolare, proprio che lei ha vinto. A. DDT. Il titolo DDT. B. JWP Championship oppure l'Artist of Stardom? Mi sembra il DDT che ha aiutato sua madre, mi sembra una roba del genere. La storia, mi seguo bene, deve essere quella. Cioè, c'era una storia a riguardo. E io mi butto sulla C. Ok. Ma proprio così. Quindi l'Artist of Stardom sei per qualcosa di più tradizionale. Ale invece si butta sul titolo della DDT. Anche Darkness. Cazzo, mi sa. Ed è proprio quello, ragazzi, il titolo della DDT, il titolo che ha cambiato più possessori, penso, nella storia, detenuto anche da cose inanimate quali libri e altre. La scala, il titolo proprio dell'ignoranza, veramente fenomenale. E, ok, allora, Ale, cioè, è Pagassa. Per dire, se per la WWE il titolo 24/7 sembrava un'ignorantata, cioè, non hanno capito un cazzo, perché poi il titolo DDT va più a alti livelli. Assolutamente. Ale e Pagassa, continuate a complicarmi la vita. A questo punto
darò un doppio spoiler a entrambi, darò lo spoiler a entrambi, dai. Spoiler soltanto ad Ale. E ragazzi, no, sono bravo, sono bravo. Mi rincresce molto, Draco, ma io devo scappare, c'ho altri impegni. Stiamo scappando anche noi, in realtà stiamo chiudendo, siamo ormai in chiusura. Domani, si ritorna, dovrebbe esserci Giudici di Corda. Mercoledì, Taverna del Wrestling Italiano con Dylan Rose, tra l'altro un'altra delle giovani promesse del mondo del wrestling italiano, mi raccomando. Seguiteci, giovedì si registra l'Elite Friday, venerdì Late Night, forse, non lo so, c'è un po' di marasma intorno alla programmazione del prossimo fine settimana, ma vi faremo sapere. Venerdì però sicuro c'è il Late Night. Grazie a tutti quanti, stiamo un attimo in chiusura frettolosa. Bacini bacini a tutti, se volete recuperare la puntata mercoledì sul canale YouTube di Wrestling Unico Amore dalle ore 18. Dal Draco è tutto, alla prossima. Ciao ragazzi. Buonanotte.